Grecia, il Portogallo, l'Irlanda e la Spagna, i famosi PIGS, non siamo più un mercato appetibile. I mercati nuovi sono la Turchia, il Brasile, la Russia, Sud America, il Messico. Quindi le merci non arrivano più qua, abbiamo 10 anni, forse 10, forse saremo solo noi 5. 5 ma di sacrifici, ma tutti insieme, ma sarà meraviglioso, perché è un'opportunità fantastica. Non abbiamo più niente da perdere, ci sono due poteri al mondo, quello che ha i miliardi e quello che non ha più un cazzo da perdere. E qui stiamo arrivando a questo livello qua. Posso tradurre mentre parli, perché sennò non ti sento. Sì. Votava PDL. Ti sei nel direttivo del PDL. Io la ringrazio, ma non deve essere convinto. Mi dice che mi vuol votare. È una minaccia. Io la ringrazio della fiducia che mi salvi gli italiani delle corme, la ringrazio della fiducia, non ho questo potere se lei non è con me. Se noi vediamo queste persone qua, non aspettatevi che mi cambiano l'economia degli italiani, tu mi cambierà, ve lo dico già prima, forse non voto Movimento 5 Stelle, io adesso sentendo un po' in televisione mi ha convinto così. Non sono indeciso tra Casini e Monti, capisci? Allora, però senza di voi, senza te, che sei nell'esperienza dei sindacati, noi vogliamo riformare i sindacati, perché col reddito di cittadinanza verranno riformati i sindacati. Il sindacato è un partito verticistico, dove i figli o i sindacati vanno poi in politica. Non funziona più così. Io voglio che le persone che lavorano nell'azienda siano i co-titolari dell'azienda, come negli Stati Uniti e in Germania. Non hai bisogno di sindacati se sei proprietario. E allora sono idee diverse. Che succede? Andiamo a vedere cosa fanno gli altri posti. Perché? Allora, noi mettiamo dentro 100 persone, 50, questi ragazzi qui, queste persone qua, in Parlamento. Voi vedrete, saranno firmate le commissioni, saprete i nomi e i cognomi che vanno a finire i soldi, gli inciuci, gli inciucetti. Vedete, quando mi dicono con chi vi alleate, noi abbiamo un programma che sta diventando anche loro. E questa è la nostra vittoria, noi siamo dei disinfettanti. E allora qua non è un'idea buona, non è né di destra né di sinistra, è una grande idea da portare avanti. Noi siamo dall'altra parte, siamo la naturale, il nostro naturale contraddittorio di tutti questi, perché noi vogliamo la sanità pubblica, la scuola pubblica, lo Stato che si riprenda le concessioni, perché non si può dare 1.300 milioni delle autostrade ai Benetton, che ne riprendo io come Stato i soldi perché l'ho già pagato, li riprendo lei, l'energia, ente nazionale, ente nazionale di parola, non è più un ente, non è più nazionale, il 70% della proprietà è dei fondi americani, l'ente nazionale di energia, lei, porca puttana, lei che compra centrali nucleari degli anni 80 in Slovacca per fare un piacere a quelli lì per capire un rigassificatore, questa è l'energia, se ce la scambiamo come quote d'arte, come noi compriamo l'energia di notte dalle centrali nucleari francesi, la trasformiamo in idroelettrico e la vendiamo al doppio agli svizzeri o agli italiani. Sono successi terremoti perché abbiamo trivellato e continuiamo a trivellare, a cercare il petrolio a 5 km dalle coste siciliane, abbiamo dei paradisi terrestri, potremmo vivere di renta, di cibo, di soldi, di turismo, di cultura, di cose meravigliose, ma togliamoci dai coglioni questa gente! Era girato quelle di Asa Pound, tutta una storia. E quando Trivella a 5.000 metri le fai centinaia, la gente non sa niente. Per fare cosa? Per stoccare gas. Comprano il gas d'estate perché costa meno, lo stoccano a 5.000 metri, magari 3 milioni e mezzo di metri cubi, e poi lo vendono in inverno
fotovoltaico e l'eolico, lo chiudono, devi girare, vai staccato, perché? Perché ti giuro con più energia delle loro case di centrali a carbone e a combustibile. E non è una cosa di civiltà, non è una cosa di civiltà dire signori ci metteremo 20 anni, parto adesso, una legge, due righe, semplice. In 20 anni passiamo dall'energia fatta col petrolio all'energia fatta con le rinnovabili, pompe di calore, i cattocci di Toscana, butti giù una sonda che è 15 grammi per ele tutto l'anno. 15 grammi, porti su pompa di calore 4 pannelli, la porti a 40 gradi ed estate ti raffreschi l'aria, senza avere giri, senza essere tossicodipendente da questa vera mafia che sono le multiutili. Sono quelle che lucrano sulla tua acqua, sulla spazzatura, quella che ti rubano la vita! Basta! Hanno delle SPA con dentro come soci azionisti comuni, hai capito? Il comune compra se stesso e poi aumenta le bollette. Ma ti sembra normale che un SPA si vada a contare in borsa, gestisce rifiuti, elettricità, acqua e gli azionisti, l'azionista è il cliente. E la Consob mi ha sfuggito questo particolare. Cioè vuol dire che se crollano il 30% in borsa, sono tre SPA, se crollano in borsa il 30% aumentano il 30% le bollette. È il project finance, vuole fare l'inceneritore, fare i contratti, l'abbiamo visto a Parma. Noi siamo entrati a Parma, mi è sfuggito Parma. Per dire che fate a 3 miliardi e mezzo di deficit, di sarebbe fallita. A un monopolio e a 3 miliardi, perché vai a vedere i consigli di amministrazione, sono 20 società per azioni, con tutti i troppati della politica, 150 mila euro l'anno. Ma te è stata? Mio fratello. Da un SPA, dentro il comune di Genova, PD, Torino, PD, Reggio Emilia, PD, Piacenza, PD, e gli è sfuggito qua. E allora che ha preso i conti finanziari. E abbiamo visto come funziona, fai l'inceneritore, facevano l'inceneritore, ne hanno già 4, facevano il 5, ne bastano 2, vuol dire bruciare immondizia da tutta Italia, nel posto del parmigiano reggiano, vuol dire che non, nessuno più compra parmigiano reggiano se ci fai l'inceneritore in mezzo. Sono pazzi, per guadagnare, perché avrebbero bruciato per 20 anni e non si può, perché entro il 2020 l'Unione Europea non ti fa più bruciare nulla, quindi non hai neanche il tempo di ammortamento, però loro vanno là. Perché voglio vedere il contratto bruciano a 170 euro a tonnellata, Brescia brucia 90, portarli 90 costa 110, loro 170 perché si sono messi nei 20 anni il 30% di profitto da spartirsi con project finance, vanno dal comune, dice io ti faccio l'inceneritore con i soldi nostri del CIP 6 della Bolivia, quindi non tirano fuori una linea e tu comune mi devi garantire 100 tonnellate di immondizia al giorno. Se tu fai la differenza, oppure sei virtuoso, o ti via bene, ne dai 80, mancato reddito, profitto sulle 20 tonnellate, e allora quel mancato reddito glielo paghi tu, perché aumenta del 20% la tassa sui rifiuti, così sull'acqua. Ma questi sono i furti, questo è il ladrocinio, questo è moralmente inaccettabile, non l'ufio, fiorito, canto da fiorino, canto, c'è una città 600 euro, ma vaffanculo, si mangia nella vita delle persone, basta, devono andarsene via tutti, e noi dobbiamo dire molto più chiaro. Quindi adesso parlate con chi ne parla, abbiamo bisogno di avvocati, di commercialisti, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di spacciatori, se c'è del bilancio, abbiamo bisogno di voi. Lui fa l'avvocato, da una parte si fa pagare, dall'altra parte difende le persone per cause di diffamazione, di attaccamento. Ognuno di noi deve fare questa parte. Signori, bisogna rischiare qualcosa. Un medico, un nematologo della vostra città, non di Firenze, è venuto a mi rischiare, prima di Petrino. Ti devo dire una cosa, sono primario. Ci devo dire una cosa che succede di ore parte che fa schifo, guarda non resisto più, cosa c'è? Guarda, abbiamo due tipi di farmaci di chemioterapia, uno di serie A e di serie B, uno con pochi effetti collaterali, costa di più per chi lo vendiamo a chi può permettersi, e uno con molti effetti collaterali per chi non può permettersi la spesa.
è solito ma è incredibile, ti presti a queste cose qua, sei primario, dai, va bene, ti posso aiutare volentieri, aspetta, vado a prendere una web e filmiamo tu che sei il primario, lo dici. No, no, non ne parliamo neanche, perdo il posto. Perdi il posto, lo rischi il posto. E allora se fai sempre fare il lavoro sporco a un altro, questo paese non lo cambiamo più, è questa la regola. Chi vota Movimento 5 Stelle cambia atteggiamento verso la sua vita, verso i suoi amici, perderai degli amici, se ne farai dei nuovi, chi se ne frega? Io ho 65 anni, potevo stare in casa, mi avete dato da vivere benissimo per 40 anni di spettacoli, potevo stare in casa per capire il pantofo, vedere i miei sei figli, tra i quali in Nuova Zelanda, stavo lì, facciamo con mia moglie, che andavo con piccolo a casa, stavo bene, cazzo, e invece cosa ho fatto? Ma sono stato in casa per il pensionato di 65 anni a ingrassare, sono uscito e mi sono buttato nello stretto di Messina e ci siamo andati a prendere la Sicilia! Fede, 36 anni, faccio parte del movimento dal 2006 e oggi sono capolista alla Camera per la Toscana. Ho visto questo progetto iniziare come un sogno e adesso è diventata una realtà stupenda agli occhi di tutti, che però in qualche modo cercano di ignorare, dicono che sia un movimento di protesta, dicono che ignorano il fatto che abbiamo un programma, condiviso sulla rete, pieno di proposte concrete. Ciascuno di noi ha un bagaglio di competenze nella propria vita privata che vuole condividere e cercherà di portare quel bagaglio all'interno del Parlamento. Io sono un avvocato, vorrei che la legge tornasse ad essere espressione di giustizia e purtroppo in Italia questo concetto si è perso perché le leggi sono sempre più incomprensibili e sempre più mirate a proteggere i privilegi solo di alcuni. E allora per esempio in questo programma c'è l'introduzione della class action come strumento dato ai cittadini per poter fronteggiare chi detiene il potere, soprattutto a livello economico. Oggi